Sì, ho lodato. Sì, ho lodato Gesù Cristo e avanti con Maria. Carissimi amici di Radio Domina Nostra, benvenuti a questo secondo appuntamento con questa trasmissione dal titolo Il sillabario mariano. Entriamo questa sera in comunione con tutta la Chiesa nel tempo liturgico di Avvento. Un tempo liturgico che, come sappiamo bene, ha lo scopo di prepararci al Natale, al mistero della nascita di Gesù dal grembo virginale di Maria. E questo tempo liturgico procede, potremmo dire, di pari passo sia nel Vetus come nel Novus Ordo. Ecco, e vorrei proprio partire con una preghiera, orazione, che viene fatta dopo la comunione. Nella messa Vetus Ordo, che ormai è quella che io, relegato ad una celebrazione privata, faccio ogni giorno, la messa Vetus Ordo, che dice così, in latino, poi la traduciamo: Ut reparationes nostre ventura solemnia congruis honoribus precedamus, che tradotto significa: Donaci, Signore, di preparare degnamente la festa ormai vicina della nostra redenzione. Molto bello questo riferimento al Natale come festa della redenzione, perché il Natale di fatto è già un preludio della Pasqua, cioè il Verbo di Dio, la seconda persona della Trinità, si incarna per venirci a salvare dal peccato, per venirci a redimere. Assume da Maria Vergine, per opera dello Spirito Santo, una natura umana, perché possa attraverso questa natura umana redimerci dal peccato. E in questa, diciamo, percorrenza del sillabario mariano, in questo secondo appuntamento, vorrei introdurre il rapporto tra il dogma dell'Immacolata Concezione e il tema del peccato originale, che spiega il mistero di Maria Immacolata Concezione, cioè l'unica creatura che non ha conosciuto il peccato originale. I padri della Chiesa chiamavano Maria porta dell'Avvento. Porta dell'Avvento. Voi sapete che nelle chiese gotiche ci sono questi enormi portali che costituivano quasi anche come una sorta di recinto tra la dimensione profana del mondo e la dimensione sacra che avveniva nella sacra liturgia. Ecco, Maria era paragonata a questi portali. Pensate a quello di Notre-Dame di Parigi o di altre chiese, a Chartres. Ecco, Maria è questa porta, questo portale solenne attraverso cui il Dio eterno, inaccessibile, invisibile, si fa presente nella storia umana. Il teologo von Balthasar usa un'espressione molto bella che riprende dai padri della Chiesa e dice che in Maria il Verbo di Dio, la seconda persona della Trinità, si abbrevia, cioè si circoscrive. Appunto, Maria porta in grembo. Questo è un mistero che non so per voi, ma per quel che mi riguarda è sempre un mistero grandissimo. Maria porta in grembo per 9 mesi il Figlio di Dio. Maria concepisce per opera dello Spirito Santo il Salvatore del mondo. Perciò lei, Maria, è questa porta dell'Avvento perché ci aiuta a entrare pienamente in questo cammino di preparazione al Natale, che nonostante tutti i tentativi neopagani di sovvertire la festa cristiana del Natale, non ci impedirà di poterlo celebrare come noi vogliamo, cioè adorando il mistero dell'incarnazione del Verbo di Dio. Vorrei dire anche che secondo me, mi sono chiesto, preparando questa trasmissione, ho pensato, ma che cosa esattamente in questo secondo appuntamento del sillabario mariano possiamo dire a riguardo della, diciamo, cammino di preparazione al Natale? Ho pensato, amici cari, che la Madonna è colei che più di tutti ci aiuta a riscoprire nella nostra vita la presenza di Gesù nell'Eucaristia. E qui vorrei dire che sono molto preoccupato e purtroppo tanti non se ne accorgono. Peggio, se ci sono pastori nella Chiesa, parlo di parroci o anche di vescovi, che se ne accorgono e fanno finta di nulla. Io non ci riesco. Mi hanno proposto diversi che mi vogliono bene, ma fai finta di nulla. Nonostante io sia palermitano e siciliano, non ci riesco. Perché vorrei dirvi che ho osservato una preoccupante deriva anti-eucaristica presente nella Chiesa. Quando sento dire ai vertici del governo che il futuro della Chiesa sta più nella parola che nell'Eucaristia, io mi preoccupo! Io mi preoccupo! Perché il fondamento stesso della fede cattolica è l'Eucaristia, la presenza reale.
La si smetta, come ho scritto nell'ultimo libro che presenterò a Verona, a Dio piacendo, il 16 dicembre, di insistere con questo primato della parola, primato della parola, primato della parola. È abbastanza recente l'affermazione di uno dei presuli più importanti d'Italia, credo quello di Milano, che in un incontro pubblico ha detto che in futuro bisogna che ci siano meno messe e più parola. Non ci stiamo da cattolici a queste dichiarazioni. Semmai diciamo il contrario, diciamo ci vogliono meno parole e più messa, perché la messa è il sacrificio di Gesù sulla croce, amici cari. Poi mi dicono che io sono sempre un po' eccessivo nei toni, ma in realtà, cari amici, quando uno lo sente dentro questo non può non dirlo con forza, capito? Cioè l'Eucaristia è il fondamento della vita della Chiesa. Cosa significa più parola e meno messe? Cosa significa il futuro della Chiesa sarà la parola, non l'Eucaristia? Sono affermazioni preoccupanti, no? Noi sappiamo molto bene, come ha scritto tra l'altro Paolo VI nell'enciclica scritta a favore dell'Eucaristia, ancora in corso il Concilio Vaticano II, che la presenza di Gesù nell'Eucaristia è una presenza reale e la Madonna ci aiuta a riscoprire questa presenza. E qui vorrei dire quanto avevo detto già l'altra volta nel corso del primo incontro. Amici cari, non dobbiamo mai abituarci all'Eucaristia. Sapete che io ho raccontato, forse l'altra volta, adesso non mi ricordo, sono rimasto sempre impressionato da una cosa che vorrei raccontarvi. Ero a un incontro di preti dell'Opus Dei e a un certo punto il sacerdote che teneva la catechesi, molto anziano, un certo Don Francesco Contadin, scomparso qualche anno fa, lui aveva una forma di artrosi deformante, per cui era piuttosto piegato in avanti, ha tenuto a noi giovani preti una catechesi sull'Eucaristia. Vabbè, era molto bella, naturalmente era una catechesi che sottolineava, come ormai non si fa più, che nella vita di un prete il culto eucaristico è quello che fa la differenza, che nella vita di un battezzato cattolico la devozione eucaristica è quella che lo costituisce in quanto tale come cattolico. Ad ogni modo, la cosa più bella, sapete qual è stata? Che quando ha finito di fare la sua catechesi, lui novantenne, si è alzato dal tavolo, siccome eravamo in chiesa, è passato davanti al tabernacolo e non ha fatto come fanno tanti oggi in chiesa, compresi i pastori, compresi gli operatori pastorali, per questo benedetto cattolicesimo adulto che passano e spassano davanti al tabernacolo dove il Signore è lì presente, vivo e vero. È preoccupante vedere che soprattutto a partire dai bambini si perde di vista questa percezione. Gesù vivo e vero, amici cari, Gesù vive, la Madonna Immacolata vuole che noi riscopriamo con forza questa identità cattolica. Qualcuno dice, ma questo è scontato e presupposto. Non è così. Io mi sono reso conto che questa affermazione della falsa chiesa, dell'antichiesa, della neochiesa, ormai sono questi tre, diciamo, modi con cui anche nel libro parlo di questa diciamo, impalcatura falsa, e cioè la chiesa è falsa quando a un certo punto dà per scontato il primato dell'Eucaristia, Gesù vivo e vero, capite amici cari? E questo non è, diciamo così, un discorso devozionale, è piuttosto un discorso preoccupato, perché sembrerebbe sempre di più avviarsi questa riforma, diciamo così, della Santa Messa, e anche questo non è che frutto e conseguenza del neoluteranesimo, questo vento gelido, come questa sera succede qui dalle mie parti, e vi assicuro che, lo dico agli amici sparsi per l'Italia, questa sera fa molto freddo anche qui dalle nostre parti, questo vento gelido di Lutero che inspiegabilmente entra nella Chiesa e vale più di tutti i dogmi cattolici. Vorrei anche aggiungere che domani, quindi la Madonna, ecco, stavo scordando, quindi Don Francesco Contadin, stavo scordando di concludere, ma il mio angelo custode è sempre molto attento a ricordare quando salto un passaggio, che passò dal tabernacolo, ci ha impiegato non so quanto tempo per inginocchiarsi davanti al tabernacolo e quanto tempo per rialzarsi, ma fu per tutti noi una lezione preziosa, una lezione preziosa che oggi un po' ci manca, a dire il vero, nelle, diciamo, immagini ufficiali delle celebrazioni solenni. E mi ricordo ancora quando San Giovanni Paolo II nell'ultima processione del Corpus Domini non riuscì a starsene seduto davanti al Santissimo, nonostante i collaboratori gli avessero chiesto di non mettersi in ginocchio. Ma quando si ama il Signore non si bada a nulla. Però domani è anche il 3 dicembre,
prima domenica di Avvento, passerà in secondo ordine, però è la memoria liturgica di un grande santo missionario, patrono delle missioni cattoliche, e cioè San Francesco Saverio, amico di Sant'Ignazio di Loyola, uno dei suoi primi collaboratori, gesuita, missionario di Gesù Cristo e del Vangelo in Oriente. Pensate che lui si spinse nel 1500, con mezzi di trasporto che erano quelli che erano, fino in India, e poi da lì volle raggiungere anche la Cina e addirittura aveva persino progettato di andare in Giappone, se non ricordo male. Bene, lui, San Francesco Saverio, di cui domani celebreremo la memoria, era uno che è andato lì per portare l'annunzio di Gesù Cristo nel lontano Oriente. Non è che è andato lì per cercare di trovare una forma di accordo con le altre religioni, è arrivato lì, ha trovato, per dire, poniamo, e sicuramente sarà stato così, diciamo, la religione buddista oppure la religione induista, le varie minoranze, ha accontentato tutti e tutto andava bene, una sorta di calderone di una super chiesa ecumenica mondialista. Tutto questo è molto preoccupante, ma ancora più preoccupante che non si abbia il coraggio di dire le cose come stanno, non si ha il coraggio di dire come le cose stanno. No, San Francesco Saverio, se fosse andato lì a cercare un dialogo ecumenico interreligioso, non avrebbe potuto portare, cari amici, il messaggio di Gesù Cristo. E invece lui racconta, io ho scordato qui il libro, l'ho scordato, ho portato un paio di libri, ma questo l'ho scordato. Lui racconta che invece, siccome Gesù Cristo è il Salvatore, siccome Gesù Cristo è l'unico Signore, siccome che, come dice San Tommaso d'Aquino nella Summa Theologiae, homo naturaliter videndi Deum, cioè l'uomo porta dentro spontaneamente e naturalmente il bisogno di vedere Dio, e siccome Gesù Cristo è, diciamo così, la quintessenza stessa della manifestazione di Dio, perciò ogni essere umano di colore in Africa, con gli occhi a mandorla in Oriente o dall'altra parte del pianeta in America, ogni essere umano ha bisogno di Gesù Cristo. Non si può pensare di rinunziare a questo annunzio. Realmente, quando la Chiesa non annunzierà più che Gesù Cristo è l'unico Salvatore, quella non sarà più la vera Chiesa di Gesù Cristo, come quando io vedo che un marito può vergognarsi della moglie o viceversa. No, San Francesco Saverio non è andato lì e ha detto il buono che c'era. Ha annunciato Gesù Cristo e racconta che non gli davano tregua, la sera non riusciva ad andare neanche a letto a cambiarsi per mettersi il pigiama perché era talmente stremato dal fatto di aver celebrato battesimi, di aver celebrato cresime, di aver annunciato il Vangelo. Che bello questa forma così, non è nostalgia, amici cari. Io vi dico che il mondo sta per andare incontro a questa esigenza sempre più evidente di un rinnovato annunzio di Gesù Cristo come unico salvatore dell'uomo. E di fronte a una falsa chiesa che si vergogna in un modo o in un altro, nella maniera più elegante di farlo, la Santa Vergine, come diceva il Monforte, si sta già preparando i suoi, diciamo così, apostoli che porteranno l'annunzio infuocato che solo Gesù Cristo salva. C'è una lettera, non so perché sono andato a finire con San Francesco Saverio, ma comunque vedete voi un pochino, c'è una lettera che San Francesco Saverio scrive alla Gregoriana, no, scusate, no, alla Gregoriana, all'Università della Sorbona, una lettera nella quale San Francesco Saverio si rivolge agli studenti di teologia, però anche ai docenti di teologia, e dice una cosa che mi ha sempre molto colpito. Lui dice: oh, se vedessero come qui in India, in Cina, in Oriente c'è un grande bisogno di sentir parlare di Gesù Cristo, andrei lì, dice lui, alla Sorbona, a gridare nelle aule che si venga qui ad annunziare Gesù Cristo. Ecco, questo mi sembra che sia un tema molto attuale. Neanche la piega del dialogo interreligioso, così tanto raccomandata dal Concilio Vaticano II, è in grado di giustificare una più o meno assenza radicale dell'annunzio di Gesù Cristo come unico Salvatore. Non so se l'ho già detto poc'anzi, ma voi avrete pazienza, tanto metto tutto insieme, che Paolo VI, il beato Paolo VI, quando è andato nelle Filippine nel 1977, fece un'omelia memorabile nella quale lui disse: devo venire qui a parlarvi di Gesù Cristo, devo annunziarvi Gesù
Gesù Cristo. Il romano pontefice viene qui agli estremi confini d'Oriente per parlarvi di Gesù Cristo e fa una splendida catechesi su Gesù Cristo come unico salvatore del mondo. Mi domando se in questo incontro di culture sempre più evidente noi dobbiamo rinunziare a questa identità forte, perché il problema è, e qui passo all'altro passaggio, sono una serie di passaggi, siamo al quarto, più o meno ne restano 10. Allora, stavo dicendo che poi il problema è un altro. Dentro la Chiesa Cattolica ormai la falsa Chiesa, l'antichiesa, la neochiesa che ha sviluppato un nuovo pensiero teologico che però non è in alcun modo quello ufficiale cattolico, dice che quando c'è un prete, capito, che sta in talare, poniamo, che tiene la corona del rosario tra le mani e che annunzia Gesù Cristo senza sconti e senza tagli, sapete che cosa gli tocca sorbirsi? Che è un fondamentalista, che è un terrorista cattolico, pari più o meno al terrorista islamico che taglia le gole. Avete capito come funziona? Quindi, per essere un cattolico oggi, diciamo così, disinvolto, per essere oggi un cattolico applaudito, riconosciuto dentro questa neochiesa, bisogna anche rinunziare a questa identità forte di chi apre, come vedete ormai, le porte a tutte le religioni, ma nonostante questo non rinuncia ad annunziare che Gesù Cristo è l'unico salvatore. Ritorniamo però alla Santa Vergine, ci prepariamo, oggi è già il quarto giorno, so che avete molti di voi fatto quello che vi ho chiesto di portare un fiore ogni mattina, Madonna, voi mi chiederete come faccio a saperlo, affari miei. C'è un bellissimo inno gregoriano che si intitola, dedicato alla Madonna, Ave Mundi Spes Maria. Un capolavoro, amici cari. Cercatelo su YouTube, lo trovate, Ave Mundi Spes Maria, un capolavoro. È un manoscritto del XIV secolo contenente il repertorio liturgico mariano della cattedrale di Notre-Dame di Tournai, che ad un certo momento dice così, lasciatemelo dire in latino e poi lo traduciamo subito, Ave Mundi Spes Maria, Ave Virgo, Ave Pia, Ave Plena Grazia. Ave Virgo singularis, querubum designaris, non passus incendia, Ave Rosa speciosa, Ave Iesse Virgula, cuius fructus nostri, luctus relaxavit vincula. Che significa? Ave speranza del mondo Maria, Ave Vergine, Ave Pia, Ave piena di grazia, Ave, Vergine unica, guardate qui che bello questo passaggio che fa riferimento al roveto ardente, preannunciata nel rogo che non subiva il fuoco, Ave, splendida rosa, Ave, virgulto di Iesse, il tuo frutto ha sciolto i legami della nostra colpa. E proprio questo passaggio, il tuo frutto, qual è il frutto di Maria? Il frutto di Maria è il nostro Signore Gesù Cristo, che lei ha concepito virginalmente, ha partorito virginalmente, ed è rimasta vergine anche dopo. Tocca dover ribadire anche questo, perché non è molto tempo fa, mi ricordo quando studiavo teologia anche io, come io sia sopravvissuto da cattolico, solo Dio può saperlo, che appunto veniva messo in discussione anche la perpetua verginità di Maria. Fra un momento ci torneremo, ma la Madonna, partorendo virginalmente Gesù, ci ha dato il Salvatore che ci scioglie, come dice questo bellissimo canto, dai legami della nostra colpa. E allora qui emerge, amici cari, e siamo al cuore del nostro momento di riflessione, il rapporto tra il dogma dell'Immacolata Concezione che celebreremo fra qualche giorno e il tema teologico del peccato originale. Vorrei parlarvi proprio di questo per poi dire un paio di dettagli a riguardo del dogma stesso dell'Immacolata. Dunque, che rapporto c'è tra il dogma dell'Immacolata Concezione e il peccato originale? La questione oggi più che mai decisiva. Pio IX, che è stato il Papa beato che ha proclamato il dogma, ha voluto affermare, cito testualmente, la Beatissima Vergine Maria, sin dal primo istante del concepimento, per singolare grazia e privilegio di Dio e in vista dei meriti di Gesù Cristo, fu preservata immune da ogni macchia di peccato originale. Perciò l'Immacolata Concezione si è rivelata subito un dogma scomodo per i nostri tempi neomodernisti, perché ci mette davanti agli occhi un fatto, un'evidenza che la falsa Chiesa e la cultura contemporanea decidono ad ogni costo di rigettare, cioè il mistero
del peccato originale. Maria, in pratica, è l'unica creatura che è stata concepita senza il peccato originale. Nel momento in cui Dio ha soffiato, diciamo così, l'anima immortale, ecco che in quel momento Maria, per singolare privilegio, è stata preservata dal peccato originale. Ma oggi il problema è un altro. Io ho portato con me, ecco, questo ve lo posso mostrare. Questo mattone qui, sono parecchi mattoni che ho in casa, tanto che posso farmi un'altra casa a forma di libri, con il materiale dei libri. Questo libro è uno dei libri della Biblioteca di Teologia Contemporanea, è un dizionario dei concetti fondamentali di teologia. Quando vai a cercare il tema del peccato originale, ti accorgi che fondamentalmente per la teologia contemporanea il peccato originale, attenti bene a questo passaggio, non è che un mito biblico. Qui bisogna chiarire subito, quando Adamo ed Eva peccano nel giardino terrestre, nell'Eden, in realtà per una buona direzione della teologia il peccato originale è soltanto un racconto simbolico, è quello che ha detto piuttosto di recente, ribadendolo da anni, in realtà il cardinale Gianfranco Ravasi. E questo mi dispiace dirlo, ma le cose ormai vanno dette con chiarezza, tanto chi ha da perdere perde, chi ha da guadagnare guadagni, e questo ormai è chiaro, come ho detto ad un amico americano giornalista, ormai il pensiero non cattolico è diventato ufficiale ed è diventato magistero, mentre il pensiero cattolico è diventato eresia. Cioè, quando uno dice che il racconto delle Genesi è un racconto esclusivamente simbolico, sta facendo un'operazione preoccupante che mette insieme i danni prodotti da una parte dall'esegesi storico-critica che, come dice von Balthasar, ha spogliato il testo biblico di ogni riferimento soprannaturale, e dall'altra la cultura neomodernista che ha cancellato in modo radicale ogni, possiamo dire, appunto, interpretazione soprannaturale del testo sacro. Per cui Adamo ed Eva sono soltanto un modo declinato in Israele di raccontare il mito delle origini. E naturalmente il peccato originale va a farsi a benedire. Non è ancora molto tempo fa che avevo invitato in parrocchia uno dei miei amici docenti di teologia alla Gregoriana, uno belga, un gesuita belga, che è venuto e ha iniziato la sua, era la prima domenica di Quaresima, mi pare, sì, la prima domenica di Quaresima, ha iniziato la sua omelia dicendo il mito del peccato originale. Ricordo ancora molto bene come quasi tutti i fedeli che guardavano lui, siccome io concelebravo, a un certo punto, appena ho sentito dire il mito del peccato originale, sono subito voltati verso di me, perché qui tocca difendere le cose elementari. No, amici cari, il peccato originale è una realtà di cui parla la Sacra Scrittura e di cui parla il Catechismo della Chiesa Cattolica. Il Magistero finora ha sempre confermato l'esistenza del peccato originale, di cui peraltro, appunto, siccome è un mito, siccome è una leggenda, siccome è un prestito delle culture orientali, delle origini, non se ne parla più. Se voi notate, amici cari, proprio perché non si parla più del dramma del peccato originale che ci ha allontanati da Dio, Sant'Agostino, che ha sviluppato più di tutti insieme a San Tommaso d'Aquino il tema del peccato originale, diceva che il peccato originale è aversio a Deo e conversio ad se ipsum, cioè col peccato originale Adamo ed Eva, che guardavano, di erano rivolti verso Dio, hanno voltato le spalle a Dio, e infatti in un bellissimo affresco di Masaccio si vede a Firenze proprio questo uscir fuori di Adamo ed Eva dall'orizzonte divino, e questi danno le spalle a Dio. Per questo Adamo ed Eva sono i capostipiti dell'avversione a Dio, che continua ancora oggi in molteplici maniere, con l'influsso di Satana che vuole che noi perdiamo Dio come l'ha perduto lui. Perché alla fine questo è il punto: salvarci l'anima. Questa vita sulla terra è un cammino verso Dio. E colei che invece ha potuto nuovamente, diciamo, riorientarsi in maniera radicale verso Dio, la Beata Vergine Maria, che infatti è l'Immacolata Concezione. Quindi Adamo ed Eva con le spalle rivolte a Dio, aversio a Deo, dice Sant'Agostino, e invece conversio a se ipsum, cioè conversione, un rivolgersi verso se stessi. Infatti il frutto del peccato originale è l'egoismo, l'amor proprio e tutto quello che sappiamo molto bene. Invece Maria, la Beata Vergine Maria, è colei che ha nuovamente ripristinato l'orientamento verso Dio. Maria la potremmo dunque definire la capostipite degli eletti di Dio che ritornano a Dio. Ecco, e lei, la Beata Vergine, come dice il Papa Pio IX, è stata concepita,
nel primo istante del suo concepimento è stata preservata dal peccato originale. Naturalmente, amici carissimi, voi potete capire molto bene che rinunziando a parlare del peccato originale non ha più senso parlare, quasi come effetto domino, di altri due temi collaterali che magari affronteremo. Il primo è quello della passione di Cristo. Oggi si parla molto della sofferenza dell'uomo, delle sofferenze dell'umanità. Anche dentro la neochiesa filtra questo tema dei poveri, delle emergenze sociali, addirittura di quelle di carattere ecologico, ambientalista. Ma io non trovo più nessun prete, nessun sacerdote che accenni minimamente, neanche in tempo di Quaresima, a quanto nostro Signore Gesù Cristo ha sofferto per noi. Uno guarda la croce di Cristo e capisce che il dramma del peccato originale non è una fiaba, non è un mito, ma è veramente il dramma originario della storia umana, perché Gesù Cristo, per recuperarci al Padre, ha avuto in dono di salvarci mediante la croce. E insieme alla croce di Cristo viene anche sottovalutato purtroppo il tema della grazia. Come c'è il peccato originale che ci contraddistingue nel momento del concepimento, il Catechismo della Chiesa Cattolica insegna che c'è anche la grazia salvifica di Cristo che ci viene consegnata il giorno del battesimo. Una volta i bambini, quando nascevano, erano subito portati al fonte battesimale. Quando sono stato più volte in Polonia a visitare Wadowice, dove è nato San Giovanni Paolo II, e mi ha sempre molto colpito vedere proprio il foglio, il documento che registra il battesimo, praticamente, se non ricordo male, poche ore dopo la nascita. Così si faceva un tempo, perché le mamme, ancora a letto dopo il travaglio del parto, volevano che i figli venissero subito liberati dal peccato originale. Oggi invece vediamo molto bene come purtroppo si ritarda continuamente, ma il giorno del battesimo. Ma guardate, questo si vede molto bene nel rito del battesimo Vetus Ordo, e noi partiamo male, amici cari. Ecco, rispetto a Maria l'Immacolata, noi partiamo male, cioè noi, nel momento in cui veniamo concepiti, è importante dirlo, diventiamo proprietà di Satana. Questa è un po' la teologia cattolica del Novus Ordo, la riforma liturgica, l'ha un po', purtroppo, diciamo così, liquefatta questa percezione. Ma se voi andate a guardare il rito del battesimo nel Vetus Ordo, è meraviglioso, perché non so quanti, non mi ricordo esattamente quanti, ma ci sono diversi riti di esorcismo. Il sacerdote che celebra il battesimo soffia sul bambino e poi gli mette il sale benedetto, e poi almeno un 3-4 volte si rivolge direttamente a Satana perché lasci questo bambino, e poi finalmente arriva la benedizione, scusate, arriva la grazia battesimale. Cioè, diceva Sant'Agostino, con un'altra formula icastica come quella di poc'anzi, aversio a Deo, conversio ad esse ipsum, che col peccato originale noi ci siamo cacciati nella cosiddetta, lui la chiama così, regio dissimilitudinis, cioè col peccato originale noi ci siamo praticamente cacciati da noi stessi, lontano, lontano da Dio. Perciò diventiamo purtroppo, col marchio diabolico, siamo segnati dal male. Per questo il battesimo è fondamentale per la salvezza. Voi vedete, rispetto a quello che dicevo all'inizio, in questa deriva, diciamo così, del dialogo interreligioso, per cui sembra quasi che Gesù Cristo sia pari a Buddha o a Confucio o a Maometto, è chiaro che poi tutto crolla da se stesso, perché invece il battesimo è quello che salva. Lo dice chiaramente il Nuovo Testamento, si vede che erano fondamentalisti anche loro. Magari verrà cambiata anche la Sacra Scrittura, come ha fatto Lutero, che infatti Lutero, oggi così osannato, oggi così canonizzato, oggi così lodato, esiste una Lutherweg ormai, come ho detto l'altra volta, pellegrinaggi da Lutero. Immaginate voi andare in pellegrinaggio cattolici guidati da preti, da teologi, da vescovi qualche volta anche, e non parlo della Germania, parlo dell'Italia, soprattutto del nord, che organizzano pellegrinaggi da Lutero a Erfurt, dove è nato, e l'altra Wittenberg, mi pare che si chiami, adesso non mi ricordo, ma il fatto di non ricordarmene purtroppo in questo caso non può che produrmi soddisfazione, e dove lui ha appeso quelle famose 95 tesi. E ci sono cattolici che vanno lì, ah, che bello! E ci sono anche vescovi come Monsignor Galantino che dicono che la riforma di Lutero è stata un dono dello Spirito Santo. Allora qui uno si domanda, e me lo domando anche io da prete, e per questo nel dirlo io non temo nulla, perché, amici cari, questa è una questione di ragionevolezza. Qui o è saltato il cervello a tutti,
compreso sottoscritto, oppure bisogna che si chiarisca che significa per un cattolico dire che la riforma di Lutero è stato un dono dello Spirito Santo? Significa casomai dire che la Chiesa Cattolica, allora sì, lo accetterei anche io, ha preso le distanze e col Concilio di Trento si è autoidentificata in una posizione precisa. Se invece, come io penso, significa dire che Lutero è stata una grazia, che Lutero, e io le sento da mo' queste cose da quando ero in seminario, che Lutero qui, che Lutero lì, è una luteromania proprio, no? Una luterofilia, una malattia, un virus, proprio, un virus, accipicchia. E questa derivazione luterana è molto preoccupante, perché allora si potrà scegliere, come ha fatto lui, di togliere passi della Sacra Scrittura che non vanno a genio. E naturalmente questo noi sappiamo come è molto rischioso. Il battesimo salva dal peccato, il battesimo ci restituisce a Dio, il battesimo ci libera dal potere di Satana e ci rende figli di Dio. Allora io vi domando, e questo è molto importante da capire, ma tutti gli esseri umani sono figli di Dio? Sì, in un senso potremmo dire traslato, sì, in quanto creature, ma l'adozione filiale, cioè si possono dichiarare totalmente figli di Dio coloro che sono battezzati. Ah no, ti diranno, ma così tu sei un discriminatore, così tu te la prendi con chi non è battezzato. No, al contrario, proprio perché io so questo, voglio che tutti accolgano il battesimo, se non altro come proposta, se non altro come indicazione, perché il battesimo che noi tante volte celebriamo il compleanno, ci scordiamo di celebrare il giorno del battesimo, ma è quello che dovremmo celebrare, perché il giorno che siamo nati fisicamente è un cammino verso la morte, ma il giorno che siamo nati alla grazia, il giorno che siamo nati alla grazia santificante, il giorno del battesimo è il vero giorno di lode, è il vero giorno di festa, è il vero giorno di luce, perché se noi persevereremo nella grazia santificante mediante i sacramenti dell'Eucaristia e poi anche periodicamente della confessione, noi, cari amici, avremo accesso nuovamente al paradiso dal quale Adamo ed Eva, in questo racconto che ormai considerano fiabesco e mitologico, dal quale Adamo ed Eva sono stati portati via. Mi sono un po' perso, però per concludere volevo dire almeno due altre cose. Allora, Maria non è stata morsa dal serpente. Ecco, perché alla fine, se noi, nel momento in cui veniamo concepiti, per propagazione, ereditiamo il peccato originale, cari amici, allora quello è il momento in cui effettivamente noi appunto veniamo morsi dal serpente, cioè il peccato originale lo contraiamo e lascia tracce profonde, il vulnus, come si diceva una volta. Ecco, però, ecco, questo mi sembrava molto importante da dire, con il battesimo, l'abbiamo già dichiarato, veniamo liberati dal peccato originale. Il battesimo che cos'è? Il battesimo è, potremmo dire in termini un po' più così semplici, è un'applicazione della redenzione di Cristo specifica per ognuno di noi. Cioè, col battesimo Gesù Cristo ci dice: io ti ho riscattato. Io, il Signore, il Redentore, il Goel, come si dice in termini ebraici, ti ho riscattato dal male, dal peccato, da Satana, per renderti figlio di Dio in me che sono il figlio unigenito del Padre. Allora, se questo è vero, di Maria possiamo dire che è stata riscattata in maniera anticipata. Ecco il problema, ed era l'ultima cosa che volevo dire. Cioè, voi dovete sapere che il problema del dogma dell'Immacolata è un problema che si è protratto per secoli, almeno dal 1200 circa si è sviluppata questa problematica. Solo Pio IX nel 1854 ha proclamato il dogma. Si raccontano due episodi molto belli di Pio IX il giorno che ha proclamato il dogma, e cioè nel momento in cui ha proclamato il dogma, questo fatto qui è veramente molto significativo, era l'8 dicembre, quella mattina nella Basilica di San Pietro, gremita di fedeli, al momento della lettura della bolla, cioè quando Pio IX proclamò il dogma, Pio IX fu investito da un fascio di luce proveniente dall'alto, di quanta luce c'è bisogno oggi. Fenomeno inspiegabile, perché in nessun periodo dell'anno e tantomeno all'inizio della stagione invernale, da nessuna finestra della Basilica Vaticana un raggio di luce poteva raggiungere addirittura l'abside dove si trovava il Papa. Quindi una sorta di approvazione celeste, l'auspicio di un più lieto avvenire nella vita tormentata della Chiesa. L'altro episodio, sempre di Pio IX, riguarda qualcosa che è accaduto il 12 aprile 1855. Lo stesso Pio IX va in visita al collegio di propaganda Fide in via Nomentana, Roma, a
All'improvviso, mentre seduto con cardinali, vescovi, rettori, eccetera, il pavimento sprofonda. Io sono stato lì a vedere questo e vi assicuro che ho pregato la Madonna che non accada mai a nessuno di noi di sprofondare così. Cioè, il Santo Padre praticamente è andato giù. Giù significa giù, eh? Era una sorta di soppalco, via, giù, tutti giù. Ecco, vabbè. E tutti giù. Evidentemente qualcuno ci ha visto in questo lo zampino del diavolo per vendicarsi a distanza di questo dogma che ha rilanciato in maniera forte la devozione mariana, tant'è che 4 anni dopo, scusate, l'11 febbraio del 1858, in uno sperduto villaggio dei Pirenei in Francia, Lourdes, abbastanza distante da Erfurt in Germania, la Madonna è apparsa ad una pastorella che non aveva tempo di affiggere tesi anticattoliche in nessuna chiesa, che faceva semplicemente la pastorella, ed era Bernadette Soubirous. E la Madonna è venuta lì per, come si dice, confermare il dogma dell'Immacolata. Insomma, il Papa crollò giù, Pio IX, insieme agli altri cardinali e vescovi. E nel preciso istante del crollo gridò: Vergine Immacolata, aiutaci! Tutti caddero giù dal pavimento sotto, miracolosamente illesi. Il Papa è crollato giù, scusate, ma sembra quasi di vederlo. È crollato giù e praticamente è arrivato giù con la sedia ed è rimasto seduto, così come tutti gli altri. Nessuno si è fatto nulla. Per oltre un secolo in quel collegio è rimasta in vigore l'usanza per gli alunni, al momento di sciogliere le fila, di ripetere ogni volta la bellissima invocazione di Pio IX: Vergine Immacolata, aiutaci! Ora, siccome a me sembra che il pavimento spirituale, dottrinale, morale della Chiesa attuale è più che fradicio, prima che si crolli giù tutti e questa volta ci facciamo la bua, come si dice ai bambini, e gridiamolo più forte anche noi: Vergine Immacolata, aiutaci. Ecco, allora le ultime due cose fra le tante che avevo preparate. La prima è questa: noi non siamo in questo molto debitori di San Tommaso d'Aquino. San Tommaso d'Aquino ha avuto varie fasi. Voi sapete, i domenicani, quando poi è stato proclamato il dogma, hanno provato a dimostrare che lui no, non ce l'aveva con questo dogma. Però in realtà Tommaso d'Aquino aveva un problema, siccome lui portava avanti da una parte l'universalità del peccato originale, cioè siamo tutti peccatori concepiti col peccato originale, e dall'altro l'universalismo salvifico di Cristo, e cioè che tutti siamo e proprio tutti salvati da Cristo, gli creava qualche difficoltà nel suo impianto concettuale l'idea che una sola creatura come la Beata Vergine Maria fosse senza peccato originale. Chi salvò le cose, e purtroppo pochi lo sanno, ma diamo merito al mondo francescano, è stato il beato Duns Scoto, che Giovanni Paolo II definì cantore dell'Immacolata Concezione. Lui poté dire, a proposito di ciò che Dio fece con il dogma: potuit, dequit, ergo fecit, cioè Dio ha potuto, ha ritenuto che fosse bene e perciò, pertanto, lo ha fatto. Cosa ha fatto Dio? Dio ha anticipato, diciamo così, il mistero salvifico redentivo di Cristo a Maria prima ancora, nell'istante prima che ella venisse concepita nel grembo di Sant'Anna. Ecco, carissimi amici, io non so che cosa sono riuscito a dire esattamente questa sera, forse tante cose, forse poche, vedete voi. Volevo concludere con un sacerdote italiano. Eccolo qui il testo, forse molti lo riconosceranno perché so che è molto amato, grazie a Dio, in Italia. Lui si chiama Don Dolindo Ruotolo, secondo me il prete più boicottato in questo momento in Italia dalla falsa, dalla neo, dalla antichiesa. Don Dolindo Ruotolo è stato profetico nei suoi scritti, ha scritto tanto e ha scritto delle cose meravigliose sulla Santa Vergine Maria. In questo testo che ho qui con me, che per ora medito ogni giorno nella novena dell'Immacolata, dice delle cose, come dicevo, meravigliose. Vorrei concludere con lui. Vi leggo che cosa scrive a proposito, ecco, della Beata Vergine Maria, la benedetta fra le donne. Scrive Don Dolindo Ruotolo: nella Sacra Scrittura è ripetutamente detto che Dio non può essere visto dall'uomo senza che questi vedendolo ne muoia. L'infinita grandezza lo avrebbe abbagliato e perciò fin dall'eternità Dio stabilì di creare Maria Santissima. Incarnandosi in lei il suo Verbo, egli avrebbe reso tutte le creature
capaci di una partecipazione di lui redimendole. Tutte le creature visibili e invisibili sarebbero state così capaci di glorificarlo. Tra tutte le creature che glorificano Dio, continua ancora Don Dolindo, per il suo verbo incarnato la più grande è Maria, madre sua. Per lei, infatti, noi abbiamo avuto il verbo di Dio tra noi, Redentore e salvezza nostra. Per lei abbiamo avuto e visto Dio con noi, Emmanuel, senza morirne, ma avendone la vita. Per questo la Chiesa canta nel prefazio delle feste della Madonna, rivolto a Dio e solo per lei, noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo nella festa della Beata Vergine Maria. Per opera dello Spirito Santo ha concepito il tuo unico figlio e sempre intatta nella sua gloria virginale ha irradiato sul mondo la luce eterna, Gesù Cristo nostro Signore. Carissimi amici di Radio Domina, mentre vi raccomando di fare ogni mattina o comunque durante il giorno di questi 9 giorni della novena l'omaggio floreale alla Santa Vergine, mi congedo da voi con una cosa che ho letto diverso tempo fa e che non so perché adesso mi sta venendo in mente, ve la ripropongo. Ho letto un libro scritto, se non ricordo male, da padre Bamonte, che è un esorcista che soprattutto dopo la morte di Don Amort si sta imponendo sempre di più all'attenzione, che racconta che in un esorcismo Satana è stato costretto a dire: quando invocate quella lì, e parlava della Madonna, e la chiamate, lei corre come una mamma fa quando il proprio piccolo casca a terra e si fa male. Molto bello questo. Ci dispiace che gli accoliti della Neochiesa non si accorgano dei rischi ancora oggi difficilmente prevedibili fino in fondo che stanno correndo con questo minimalismo mariano e con questo decentramento eucaristico. I poveri non sono la sostanza della Chiesa. La Chiesa si è sempre occupata dei poveri, ma ha sempre avuto prima di tutto a cuore il primato dell'Eucaristia, il primato della grazia, e la Chiesa esiste non per sfamare prima di tutto i poveri, la Chiesa cattolica esiste per la salvezza delle anime, è per questo che vogliono metterla a tacere una volta per tutte. La Santa Vergine non lo permetterà, e attraverso strumenti poveri, umili, e umanamente insignificanti, ella, la Santa Vergine, riuscirà a distruggere l'impostura di chi vuole trasformare la Chiesa cattolica in un organismo umanitario. La Chiesa è la luce delle genti che ancora oggi annunzia che Gesù Cristo è l'unico Salvatore del mondo, ieri, oggi e sempre. Sia lodato Gesù Cristo e buonanotte a tutti.